Buongiorno e ben ritrovati. Oggi preparerò un pane al cioccolato, perfetto da mangiare sia a colazione che a merenda e soprattutto in questo periodo in cui la cioccolata abbonda in casa. Ho qui 500 g di farina di semola. Potete utilizzare anche una farina zero, una manitoba. La metto un attimo da parte, mi occupo del lievito. Questi sono 300 ml di acqua tiepida, saranno 30 gradi. Ne metto un po' in una ciotolina, sbriciolo all'interno il lievito di birra, sono 6 grammi. Aggiungo un cucchiaino di zucchero e faccio sciogliere il lievito. Unisco il lievito alla farina e inizio a mescolare. E intanto aggiungo anche la restante acqua. Ora che l'impasto ha assorbito tutta l'acqua, aggiungo il sale, sono 10 grammi, un cucchiaino colmo. Infatti questo pane, pur avendo il cioccolato, non sarà un pane dolce, ma un pane salato. Posso già iniziare a lavorare un po' con le mani. Le tengo infarinate. E aggiungo anche 40 ml di olio. Scegliete voi se d'oliva o di semola. Tengo sempre le mani infarinate. Continuo ad impastare. Una volta che avrò assorbito tutto l'olio, continuerò ad impastare sulla spianatoia. In alternativa potete fare tutto questo procedimento utilizzando una planetaria, quindi un'impastatrice. Il cioccolato invece lo metteremo dopo la lievitazione. Quindi ora con un po' di pazienza e olio di gomito lavoriamo questo impasto. Bisogna lavorare fino ad ottenere un bel impasto liscio. Lo metto poi all'interno di una ciotola. Copro con la pellicola e metto a lievitare all'interno del forno spento, fino a quando l'impasto non sarà raddoppiato. Ora il tempo dipenderà molto anche dalla temperatura esterna, però considerate un minimo di 3 ore. Ed eccolo, è lievitato benissimo. Sono passate neanche 3 ore, 2 ore e mezza. Adesso infarino leggermente il piano e
trasferisco tutto l'impasto sul piano. E con le mani infarinate lo stendo. Lo allargo leggermente perché dovrò inserire all'interno dell'impasto le scaglie di cioccolato. Ho fatto a scaglie 100 g di cioccolato, scegliete voi quale utilizzare, se quello al latte, fondente, come preferite. Inizio a metterle sull'impasto. Poi chiudo. Poi ristendo di nuovo, riallargo. Ancora un po'. Una manciata la lascio invece da mettere sulla superficie poi del pane. Adesso stendo il pane metto il pane all'interno di uno stampo da plum cake che ho rivestito di carta forno e questo lo rimetto di nuovo a lievitare per almeno 1-2 ore. Ed eccolo dopo altre 2 ore di lievitazione. Tolgo la pellicola. Ora spennello la superficie con un tuorlo d'uovo. Piano piano. E poi aggiungo quelle poche scaglie di cioccolato che avevo tenuto da parte. E in forno a 180 gradi in modalità statica. Ed eccolo cotto, ora lo lascio raffreddare. Ed eccolo il nostro pane al cioccolato. Lo tagliamo. E ora assaggiamo. E per oggi è tutto. Io vi saluto e noi ci vediamo presto.